arrivando dai dalla prima divisione FIR. Forse li conoscete per questo video. Andiamo a conoscerli e vediamo cosa ci raccontano. Allora, adesso vediamo di che si tratta, perché anch'io sono non so assolutamente niente. Buongiorno. Ciao Stefano. Andiamo? Andiamo, tutto bene? Beh, tutto ben posto. Arrivato. Arrivati. Ecco, state aspettando il sole, ciao ragazzi. Buondì, madonna che lavoro. Ragazzi, Mouse, piacere. Anna. Questa roba, qua dove lavoriamo? Guarda come sono ridotto io, con la telecamerina, due cazzatine e voi ci avete lì i bancali con le... lungo, perché mi sono svegliato male. Zuccherato? Sì, zuccherato pure, le voglio tutte. Come vedete alle mie spalle c'è un bellissimo set costruito ad hoc qua a Torino per ricreare appunto le ambientazioni di The Division, ragazzi. La prima divisione ha scelto The Division come ispirazione, come fonte di ispirazione per il loro progetto. Come potete vedere dalle immagini è incredibile la dedizione e il tipo di lavoro, dei dettagli. Notare il boccione dell'acqua da ufficio. Nel 2016 hanno vinto il contest G&G ed è stata l'unica squadra italiana che appunto si è occupata di questo tipo di contest. Ragazzi, tenetevi sintonizzati perché ne vedrete delle belle. Ciao ragazzi, sono Labico della prima divisione FIR. Quest'anno abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, nel senso che abbiamo voluto legare il contest foto e il contest video. Il risultato finale sarà un filo conduttore logico tra le foto e il video. Come potete vedere, da come sono conciato in questo momento, abbiamo appena finito le riprese dell'ultima parte degli shoot fotografici per il concorso che terminerà a breve. E questa volta abbiamo voluto usare come contesto il gioco The Division della Ubisoft e quindi abbiamo legato un discorso soft air, perché comunque nelle foto e nel video si vedranno delle squadre che giocano soft air, a un profilo cosplayer. Quindi ci siamo attrezzati a ricoprire i vari caratteri che contraddistinguono il gioco di The Division, trasformandolo in un contesto fotografico e video per il concorso GEG. Ciao, sono Stefano Hammer, prima divisione FIR. Quest'anno il tema che abbiamo scelto è più originale rispetto agli anni precedenti. Ci siamo intrigati nel trovare la location e arricchire il setup nostro personale ispirandoci direttamente ai personaggi del videogioco. Stiamo lavorando con un gruppo più aperto, abbiamo chiesto a persone che giocano soft air, che vivono nel mondo del soft air, di collaborare con noi e di aiutarci a migliorare il nostro approccio, a renderlo più originale, più fantasioso. Quello che vogliamo è andare oltre il concetto di video contest e realizzare un prodotto che sia divertente per chi fa parte del mondo del soft air. Ci rendiamo conto che giocare è una cosa e fare video è un'altra, ma mischiare le due cose insieme è estremamente divertente e creativo. Pausa dopo tutta una mattinata di riprese, che i ragazzi hanno già provveduto a tutto. Bene, il progetto prosegue, come avete visto dalle foto, la location e i soggetti sono direi perfetti, incredibili dettagli del vestiario. C'è roba che fa bene a chi fa dieta, no? Esatto, come noi siamo tutti a dieta, vero? Ma tu non hai problemi, io sì, io ho preso qualche chilo. 11, 12, 13,
14, guarda come ti cambia la faccia. Non sono impazziti e non l'hanno punito, ma così cambia la faccia nelle espressioni della foto. Grazie a Satan Gaming per seguirci in questa avventura e raccontarla. Speriamo di che questa nostra esperienza possa essere condivisa all'interno del mondo del software. Noi siamo sempre aperti a aumentare il nostro numero di collaborazioni e soprattutto a conoscere persone che possono essere interessate anche a divertirsi con noi. Rimanete sintonizzati, il lavoro da fare è tanto, lo vedrete, il lavoro fatto già è molto, ma la volontà di arrivare in fondo e magari vincere anche quest'anno c'è sicuramente. Ciao e ci vediamo presto. Complimenti ancora per il lavoro, perché è veramente una figata. Ci sentiamo presto. Grazie di tutto. Grazie, è stato un piacere. No, grazie. Ciao, caro. Gentilissimo. Ma grazie, stai scherzando, tutto. Siete grandi voi. Guarda che roba, speziale. Ciao ragazzi, ciao. A presto. Alla prossima. Ciao. Ok, abbiamo finito le riprese. No, loro continuano ancora, si fanno ancora quelle 5-6 ore di ripresa. Io invece adesso devo scappare, perché come dicevo, se no divorzio ancora prima di sposarmi. Benissimo, spero che vi sia piaciuta questa veloce sessione dietro le quinte della prima divisione FIR, torno a dire, per il contest GNG 2017. Vi saluto da Pio 3, è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi sulla mia pagina Facebook e commentate, ditemi cosa ne pensate nei commenti e avete tutti gli indirizzi qui sotto nelle descrizioni per poter contattare la prima divisione per eventuali collaborazioni o quant'altro. Vi saluto, basta, sto diventando di nuovo prolisso, alla prossima, ciao ragazzi, ciao là. Volevo tornare a casa ma ho dimenticato il telefono e adesso mi trovo a vagare in questi docks, perché loro giustamente stanno facendo le riprese da qualche parte ma non so dov'è e hanno chiuso il magazzino con dentro il mio telefono. Questi sono praticamente i docks per le riprese della Fiat. Eccoli qua, sono qua. Sì, l'ho dimenticato dentro, per cui non lo so, se mi dai le chiavi vado, torno. Sì. Chiavi. Ok, adesso speriamo di trovarlo. Subito, senza perdere troppo tempo. Allora, l'ultima ripresa l'ho fatta qua. Quindi, ecco. Non ho dovuto neanche cercare troppo. Usciamo. Voilà, messie. Grazie. Ciao ragazzi ancora. Ciao. Ma vaffanculo. Mai più. È dura, eh? È durissima. Allora ragazzi, se il progetto vi piace e siete curiosi di vedere il risultato finale, potete visionare le foto alla pagina Facebook della GNG Armament andando nelle descrizioni di questo video. E se il mio video vi è piaciuto, mettete un pollice su e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Ciao là!